Mister, non è la vittoria, non è il primo posto, però è una finale playoff, la soddisfazione è tanta, ancor di più probabilmente perché è arrivata dopo una stagione complicata. Sì, una stagione interminabile perché siamo al 23 giugno e stiamo ancora giocando partite importanti, perché sì, i playoff sono, magari non ti dà niente, però è sempre un risultato importante che puoi fare. E togliendo il fatto che noi già abbiamo fatto un grandissimo campionato, e di questo già l'ho detto ampiamente nelle interviste precedenti, questa è una squadra che ha fatto veramente un grande campionato con tutte le problematiche e gli infortuni che ha avuto durante l'anno, e adesso ci troviamo a giocare i playoff. Ci tenevamo a fare bene, anche se nelle ultime tre partite un pochettino avevamo staccato perché abbiamo speso tanto a livello mentale, e oggi ho rivisto la squadra che voleva arrivare in finale nonostante il caldo, nonostante abbiamo incontrato una buona squadra e nonostante dall'altra parte c'era un grandissimo entusiasmo di aver raggiunto i playoff all'ultimo minuto. La somiglio molto al mio San Nicolò che ha fatto i playoff negli anni dove siamo arrivati a fare la finale, quindi ho detto ai ragazzi che era una partita molto pericolosa. E detto questo, siamo partiti nei primi tre minuti malissimo e abbiamo fatto degli errori clamorosi perché di attenzione, però dopo la squadra ha iniziato a giocare, ha creato e forse potevamo fare qualcosa di più negli ultimi 16 metri, però sono contento perché non sono mai partite scontate, vinciamo, adesso ci abbiamo tre giorni per recuperare una finale che ce la giochiamo in casa nostra. Spettacolare, penso che la finale playoff è il giusto premio per questi ragazzi e per questa società, che la società in primis non ci ha fatto mancare nulla, lo dico sempre anche nei momenti di difficoltà, e i ragazzi perché hanno fatto tanti sacrifici e si meritano questa finale. Per quanto riguarda la partita è normale che siamo partiti forte, siamo andati in vantaggio penso meritatamente, poi è normale che l'espulsione di Mazzei ci ha un po' agevolato, però ci siamo fatti un po' influenzare dall'espulsione perché paradossalmente stava a giocare il Cinz, stava giocando meglio in 10 che in 11 e ci ha messo in grossa difficoltà. Poi il secondo tempo sinceramente, a parte il gol del 2-1 loro, non c'è stata partita e siamo stati bravi a chiuderla e, ripeto, sono contentissimo per questi ragazzi. Dopo l'espulsione siamo stati avvantaggiati, però siamo stati bravi noi a chiudere la partita, ad abbassare i ritmi e a gestire la partita nel modo migliore. E giustamente gli ultimi 10 minuti è stato più, la partita è stata più focalizzata sul possesso palla, perché giustamente i ragazzi con questo caldo dovevano recuperare e quindi hanno fatto, io l'ho detto prima, è stata una cavalcata spettacolare. Sono stati 3 mesi veramente duri e giocare una finale playoff penso che non se l'aspettava nessuno, io per primo, e questo, come ho detto prima, è il giusto premio per questi ragazzi perché hanno dato l'anima, hanno dato, da quando io sono arrivato dal primo giorno, lo dico sempre e non finirò mai di ripeterlo, mi hanno sempre seguito nel bene e nel male e oggi si vedono i risultati.